Amici, bentornati al Music Challenge. Un saluto da Mimmo e da Vincenzo. E stasera con noi Iaboni. Ciao Simone. Ciao, ciao Mimmo, ciao Vincenzo, ciao a tutti. Ciao Iaboni. Ciao Simone. Allora, come stai? Tutto bene? Tutto bene, sì, sì, assolutamente. Allora, sai che dobbiamo fare subito, Iaboni? Dobbiamo condividere la nostra diretta. Okay. Quindi è un formalismo, mi rendo conto, proprio iniziale. Ecco, non so se tu stai sulla pagina di Music Challenge. Ci sono. Vediamo chi condivide prima. Allora, io ho già condiviso, basta, ormai ho preso talmente tanto la pratica che ho condiviso. Io ho bisogno dei miei tempi. No, io ho bisogno, no, perché io voglio condividerla sulla pagina. Vai, vai tranquillo, andate tranquilli proprio, non vi preoccupate. Intanto gli spettatori arrivano piano piano e adesso cominciamo quando Mimmo, sei pronto. Devo fare una domanda: come fai ad essere così veloce nella condivisione delle... Quante dirette hai condiviso? Quante volte? Soprattutto perché io poi attacco subito a fare domande, quindi devo essere straveloce a condividere. Quindi questo è il motivo. Allora tu dici, Simone, a che punto stai? Che sei tu il... Io dovrei aver condiviso, quindi sulla mia pagina, Deve essere. Guarda, controllo giusto perché... Pure attenzione, il controllo in diretta, attenzione, quindi... Attenzione, no, così siamo proprio certi... di aver condiviso. Allora, esatto. Hai condiviso? Sì, 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 ci bene. Sono. Allora, Simone, io direi una cosa, intanto che aspettiamo, diciamo, qualche altra persona e far partire la sigla, ti faccio subito la domanda. Eccolo, vedi? Le prove. Mo vai in lupo, va, ci guarda tu che ci guardiamo. Allora, Simone, il tuo cognome è Iaboni con la I e il nome d'arte è Iaboni con la J. Esatto. Domanda che ti avranno fatto mille volte, vai di nuovo. Allora, Iaboni con la J in realtà era il mio cognome fino agli anni 50, quindi non è che mi sono inventato qualcosa, ho ripreso possesso di quell'iniziale, di quella J, che è storia che mi sono fatto raccontare mille volte perché insomma ha sempre fatto sorridere, che mio nonno decise di cambiare quell'iniziale, quella J, perché era un trasportatore di merci, quindi non lo trovavano sull'elenco e quindi praticamente lo cercavano sulla I, insomma. Quindi ha cambiato l'iniziale in modo che, insomma, quell'iniziale è troppo straniera, no? Troppo diversa, insomma. Quindi, diciamo, come se fosse stata abbandonata negli anni, quindi ho voluto riprenderla per riprendere quella sorta di identità, no? Persa. Vabbè, però si faceva trovare così sull'elenco, no? Ah, così lo trovavano, sì, sì, sì. Ma figurati, si è fatto trovare abbastanza. In Italia con la J poi non è che c'erano chissà quante persone, no? Quindi... Esatto, sì, sì, sì. Allora, Simone, facciamo una cosa. Noi lanciamo la sigla e invitiamo tutti a condividere la diretta e ci vediamo tra pochissimo. Sigla. Allora, eccoci qua con Iaboni. Allora, Iaboni, parliamo subito, diciamo, di questo tuo singolo di esordio. Esatto. Non in italiano, in inglese. Love Comes Back to Me. Esatto. Singolo di esordio, di debutto. E ho scelto di debuttare in inglese, come hai detto. Più che scelta è stato veramente un processo naturale, perché la musica che ho sempre ascoltato è sempre stata musica internazionale, quindi quando ho iniziato a scrivere proprio le sonorità che mi ispiravano erano legate, insomma, a questa lingua, quindi mi è venuto proprio spontaneo, diciamo, farlo così. E Love Comes Back to Me è nata più di un anno fa circa, in un momento in cui, diciamo, volevo raccontare una storia d'amore vissuta sulla distanza, diciamo, quindi vissuta attraverso queste difficoltà. Però volevo, diciamo, raccontare un altro aspetto, cioè non volevo che queste difficoltà fossero un ostacolo, ma una sorta di punto di forza, nel senso la lontananza in qualche modo
può accendere anche la passione ad ogni nuovo incontro, no? Può comunque farci costruire una propria identità in maniera autonoma per poi ritrovarsi e arricchirsi in qualche modo. Quindi, cioè, volevo un po' dare un messaggio di amare comunque, amare, abbandonarsi all'amore e non fermarsi davanti agli ostacoli, perché poi l'amore in qualche modo ci torna indietro. Quindi questo è un po' il messaggio celato, insomma, dietro al testo. Da dove ti è venuto fuori questo, diciamo, questa ispirazione, diciamo, per questa canzone? Lo so, te lo devo chiedere. Ovviamente, come tutte le altre cose che scrivo, mi baso sempre sul vissuto, su, insomma, quindi le mie esperienze personali. Quindi ovviamente non ho voluto raccontare un qualcosa che magari, ecco, mi poteva riguardare, mi ha ricordato, però poi cioè, volevo che comunque il messaggio fosse più generale, no? Proprio sull'importanza di amare proprio nella vita. Quindi insomma, è stato questo un po' il processo creativo. Senti, dimmi una cosa. Allora, parliamo un po' della produzione o comunque della musica, diciamo, di questo brano. Allora, quindi, a chi ti sei affidato? Diciamo così. Allora, mi sono affidato a una persona fantastica che saluto, Giorgio Loreto, che è produttore di Gil Produzioni. Che praticamente ho conosciuto durante una delle mie esperienze, diciamo, pregresse, quando ho partecipato a una manifestazione del Music Fest, e nell'ambito di questa manifestazione ho partecipato a un Music Camp al 7° Gol. E all'interno di questo, diciamo, di questi 3 giorni di musica e canto, ho conosciuto Giorgio, che era uno dei coach. Abbiamo iniziato a, diciamo, a condividere una serie di, così, di pensieri, di idee sulla musica, eccetera. E quindi quando ho iniziato a fargli ascoltare, insomma, un po' di idee che avevo, da lì è nata proprio una sintonia. Quindi è nato questo progetto che ha portato a questo brano, e non solo, insomma. Quindi quando parli di progetto vuol dire che forse già stai lavorando pure su qualcos'altro con lui? Esatto, sì, diciamo il progetto infatti è più ampio. Love Comes Back to Me vuole essere un po' il singolo che anticipa qualcosa su cui stiamo lavorando, che comprende altri brani, insomma, che abbiamo in parte, diciamo, un po' fatto, un po' realizzato, in parte ci stiamo lavorando. Senti, io ti devo fermare subito, perché certe volte, vedi, il bello della diretta, no? Allora, noi siamo in diretta e ti succede in casa che ti bussano, ti fa proprio così. Ora proprio hanno bussato alla porta. Prego. Mi aspetti un attimo, faccio. Mimmo, sbrigati. Ecco Giorgio. Giorgio. Sta dicendo scemenza, non è vero. Non è vero quello che dice. Ciao Giorgio. Allora, vedi, proprio a fianco sta, guarda, proprio a fianco a te. Allora, Giorgio Lorito è con noi, questa bella sorpresa che abbiamo voluto fare, gli abboni. Stupito, guarda. Sì, guarda, proprio, cioè, sono una sorpresona proprio, fantastico. Così almeno, cioè, parlo un po' di meno, parla un po' anche Giorgio. ma infatti io, guarda, allora Iaboni ha speso parole, prima non era collegato Giorgio, ha speso parole, insomma, di riconoscimento, e non sapeva. Adesso sentiamo il maestro, ecco. Quindi vediamo un attimo lui che cosa ci dice di Iaboni. Vai, ce l'hai a fianco. È un ragazzo troppo umile. Ma in questo mondo va benissimo riconoscere i propri limiti e in base a questo muoversi. È un ragazzo aperto a farsi influenzare anche, no? Perché poi da queste influenze che comunque uno cerca di inculcare, poi lui ne caccia sempre qualcosa che comunque è unico, è personale, perché lui le prende, le fa sue e poi le rielabora. E per me personalmente è un piacere lavorare con Simone, perché è tutto fluido, è soddisfacente soprattutto, e quindi siamo stati capaci di finire 2 brani in 1 ora e mezza una volta, e quindi secondo me c'è una buona alchimia. Quindi non ci fermiamo qui allora, Giorgio? No. Io no, poi se Simone si vuole fermare non lo so, però io no. No, assolutamente no. Cioè, condivido tutto quello che ha detto Giorgio, infatti
da questa, appunto, questa chimica in qualche modo che ci fa fare delle cose belle, che quindi spero che continuiamo a fare, insomma. Senti, Giorgio, allora una cosa, tu quando sei entrato qui dentro non ti sei firmato Giorgio Lorito, ma hai scritto Gil Produzioni. Oh, allora ci vuole un pochettino di queste Gil Produzioni, che immagino abbiano prodotto anche gli abbonati. È stato un errore, perché io pensavo di mettere la mia mail, quindi poi ho fatto in più, però in realtà sono Giorgio Lorito. È super professionale, così va benissimo. È super professionale, e meno male che non hai messo il cellulare per entrare, scritto. Facciamo finta che l'abbiamo voluto. Fatta apposta, eh. Allora, parliamo un pochettino di queste Gil Produzioni. Allora, parlaci un attimo. Allora, ho tenuto tutto abbastanza in sordina fino adesso, anche perché comunque puntavo tanto sul progetto di Simone come primo progetto, come si deve. Abbiamo pubblicato qualcosina giusto per dare un assaggio e per vedere che risposta ci avevamo dagli ascolti, soprattutto da Instagram, e abbiamo avuto belli ascolti. Noi ci occupiamo di colonne sonore, soundtrack e sonorizzazioni, e anche musica, diciamo, più internazionale che nazionale, perché non, cioè, il nazionale poi uno resta un po' chiuso nella nicchia, invece l'internazionale hai un po' più di sfago, un po' più di libertà, certo. E anche lavorando con Simone non ci siamo posti limiti, soprattutto lui ogni tanto se usciva con qualcosa, cioè, ti mando un link, poi lo sentivo, ma che cos'è? E quindi mi ha influenzato tantissimo. Simone è uno che influenza tanto. Senti Giorgio, ma dimmi una cosa. Allora, adesso dopo ne parleremo, diciamo, in tre con, diciamo, con Iaboni. Iaboni non è proprio giovanissimo, non c'ha 20 anni, non ha 18 anni. Allora, qualcuno in più. Adesso fammi capire una cosa. Lavorare con un artista, ecco, diciamo, che sta iniziando adesso, rispetto che ha non ha 18 anni, ecco, diciamo così, che non ha 18 anni, e lavorare invece con un artista nuovo che sta iniziando, che ha 18 anni, c'è una differenza? Cioè, tu noti proprio delle differenze di te verso l'artista? Abissale, perché parlando di Simone, lui ha una cultura musicale e un gusto musicale che ha raffinato anche negli anni, creando anche così sul piano vocale, diciamo, di gusto e di arrangiamento, ha affinato anche la sua personalità. Infatti per me è stato facilissimo lavorare con Simone. Quando mi trovo a lavorare con un diciottenne, per esempio, il diciottenne sta ascoltando quella cosa in quel momento e vuole quella cosa. Quindi ricercare la personalità proprio, appunto, l'identità, la riconoscibilità è molto, molto, molto difficile. Cosa che non succede con chi c'ha un background, diciamo, no? Si dice così in inglese, Simone, background. Sì, diciamo, giusto, giusto. Grazie. Ma ti riferisci a lui per l'inglese, per la pronuncia? Ho capito. Guarda, però posso dire anch'io che a volte ci penso, no? E penso, ma potevo iniziare prima, potevo fare delle cose prima, però in realtà la consapevolezza che ho oggi su determinate cose non ce la, cioè, non avrei fatto a 25 anni, non so, Love Comes Back to Me, non avrei avuto la testa, la cultura musicale, appunto la consapevolezza anche della mia voce, cioè, quindi insomma. Senti, la cosa è reciproca. Io anche qualche anno fa non avrei fatto un lavoro del genere, perché vengo da un retaggio più rock, e quindi, cioè, per quanto riguarda la composizione, e quindi non avrei mai fatto un lavoro. Invece Simone mi ha dato la possibilità di studiare tanto, e quindi di mettermi alla prova su queste cose, come è stato finissimo. O no, Simone? Sì, sì. E allora Giorgio, ti faccio l'ultima domanda e poi ci rilasci soli, perché lo dobbiamo ancora spolpare un po', Simone. Allora, vedo che adesso lo dobbiamo spolpare bene. Allora, dato che ce l'hai a fianco, Simone, quale consiglio gli vuoi dare, diciamo, per crescere ulteriormente musicalmente come artista? Ma Simone, allora, io quello che ci devo dall'altra parte, di qua, dall'altra parte. Ecco così, bravo. Così. Allora, Simone, in realtà lui è già tanto, però ancora non lo sa, secondo me,
lui ancora non ha potuto provare sul campo determinate cose. Quello che io consiglio a Simone è che lui lo sa comunque, e che ciò che ha di bello, a parte l'artista, è proprio l'umiltà e il non il modellarsi, però è rendersi disponibile per quanto riguarda tutto ciò che riguarda il suo progetto. E lui è già così, quindi ha un'umiltà che è disarmante. E pure quando, tra parentesi, quando ci scriviamo come stanno andando gli ascolti su Spotify, poi arrivano dei numeri bellissimi, e allora dice, ma chi è stato? Che cosa vogliono? E quindi quello che auguro a Simone è semplicemente di restare così, sempre più curioso, soprattutto di musica, perché questo lo arricchisce sempre di più, come ha fatto in questi anni. Va bene, allora, Giorgio, noi ti ringraziamo veramente tanto per questa sorpresa, perché effettivamente Simone non sapeva niente di tutto questo. Ce lo confermi, Simone? Sì, cioè assolutamente. Sì. No, beh, penso che si vedrà poi andando a rivedere la materia. No, si vede benissimo. E allora Giorgio, grazie mille per questa tua partecipazione, e sicuramente sentiremo, sarai presente altre volte su questo canale, ne sono certo. Va bene, mi fa piacere. Piacere è stato nostro. Ciao Giorgio, grazie ancora. Buon lavoro, buona intervista. Mua! Grazie, ciao Giorgio. Grazie. Ciao Simonu. Allora, che dici di questa sorpresa? Così. Che bello, ma sono senza parole, cioè, contentissimo, veramente. Allora, senti, ci ha aiutato a capire un pochettino meglio il contesto in cui è nato questo brano, insomma, chi c'è dietro anche, insomma, voglio dire. No, è importantissimo, che, cioè, chi proprio che se non ci fosse stato, capito, proprio... Non sarebbe qui. Allora, esatto. Allora Iaboni, dici una cosa, allora, e chiudiamo, diciamo, con Love Comes Back to Me, parlando una domanda, diciamo, sul video. Ecco, c'è questo video che ci piacerebbe che tu ce lo descrivessi, quindi è un video molto semplice, però di significato. Vai. Allora, il video è stato diretto da Stefano Teofili, mio grandissimo amico, e abbiamo, diciamo, cercato di rappresentare con delle immagini il messaggio, no? Il messaggio che c'è celato, diciamo, nella canzone. Quindi il video parte da queste scene, no? Queste ambientazioni scure all'interno di un piccolo teatro buio di Roma, insomma, siamo a Roma, e per aprirsi poi nella parte finale a esplodere verso un paesaggio sconfinato, diciamo, di campagne romane. Siamo in una zona che è la tenuta della riserva della Marcigliana, e dove predomina appunto la luce, cioè la telecamera che si perde, no, in questi paesaggi. Quindi un po' il concetto è quello, il video in bianco e nero, perché per dare maggiore forza a questo contrasto, no, il contrasto del, appunto, dell'amore che ci porta verso... ci libera, ci illumina dal buio, ci libera e ci fa viaggiare con la mente in qualche modo. Quindi questo era il senso, diciamo, appunto, del video reso da delle immagini, sì, anche semplici, insomma, anche se poi non è stato proprio così semplice, cioè girarlo, sì, però insomma, lavoro c'è dietro. Senti Simone, allora, non solo cantante, ma anche architetto nella vita, come si conciliano le due cose? Con fatica nel senso, non lo so, io l'architettura e la musica a volte, dico, sono come sorelle, cioè hanno questa sorta di processo creativo che in qualche modo le guida, no? Poi l'architettura ha più regole, ha più, ovviamente la musica si muove un po' più distinto, anche se ha le sue regole, insomma, anche poi, cioè comporre una canzone in qualche modo poi devi stare all'interno di alcune costruzioni, però niente, ovviamente l'architettura lavoro come architetto e mi prende molto tempo, ma cerco di dedicare tutto il restante tempo, anche se si parla di notti, di weekend, di ogni momento, alla musica, perché poi in realtà è quello che mi muove di più, cioè che mi smuove, ovviamente,
e la direzione poi verso, appunto, cerco di andare il più possibile perché è quello che mi fa stare bene, insomma. Quindi in realtà conciliarlo è proprio anche per una questione di impegno, di cosa, non è sempre facile, soprattutto in questo momento, insomma, magari con il brano appena uscito, eccetera, però anche in precedenza, con tutte le mie esperienze passate nei cori, insomma, nelle cose, insomma, è sempre ricavare momenti, non dico che era difficile, perché poi alla fine per passione si fa, cioè, quindi non è nemmeno faticoso, però... E poi... Se vogliamo, insomma, arte, come dire, architettura e musica sono un pochettino, fa parte un po' di quello che è l'arte in generale, ecco, di un discorso ancora più ampio, dove c'è proprio la ricerca, penso, proprio del bello, anche nella musica stessa. Quindi diciamo che poi alla fine sono due cose molto, molto simili, ecco, se vogliamo. Sì. Prima stavi un pochettino parlando, ecco, verso la fine della risposta, di che hai fatto parte anche di questi cori, ecco, diciamo così, insomma, la tua carriera non inizia da solista, ma facevi proprio parte di formazioni corali. Quanto ha influito e quanto ha aiutato questa preparazione, ecco, se così vogliamo chiamarla, nel tuo percorso artistico? Beh, diciamo che è stata veramente importantissima, fondamentale, perché appunto ho fatto parte e faccio parte, insomma, nel senso che poi alla fine il problema è questo periodo che abbiamo vissuto, che ci ha un po' bloccato tutte le attività, insomma, quindi non è... Di queste due formazioni corali, una un coro gospel romano, gli All Over Gospel Choir, e un'altra è un gruppo di 30 voci a cappella, Le Mani Avanti. E con entrambi, insomma, cantare in un coro insegna ti dà tantissimo, e ti insegna tantissimo come cantante, perché a livello proprio di cioè riuscire ad essere in armonia con altre voci, quindi non strafare, non tenere sempre il controllo, no? Perché il coro è fatto di voci che non devono prevalere, no? Deve crearsi un'armonia. Quindi questa è una palestra importantissima, perché diciamo il principio fondante è quello di ascoltare prima quello che tu canti, quindi prima te stesso, per poi creare l'armonia con le altre voci, insomma. Quindi è qualcosa che poi da solista invece non si tende proprio a fare l'opposto, no? Quindi imparare prima a controllarsi, a gestire la voce e poi, insomma, ad usarla nel migliore dei modi, poi è il processo, insomma, forse più costruttivo, più formativo proprio. E poi anche a livello di esibizioni, perché con i cori ci siamo esibiti in contesti anche molto importanti, in teatri molto grandi, anche a Napoli, Salerno, all'Auditorium Parco della Musica, insomma, manifestazioni molto importanti. Quindi è stato... cioè a volte anche ero anche solista poi in alcuni pezzi, quindi insomma l'esperienza è stata veramente superlativa. Come si dice, prima voce, no? Sì, diciamo sì, un po' molte prime voci, non è che ero l'unica voce, assolutamente no, perché poi ecco i pezzi sono sempre tanti, sono complessi e ogni pezzo poi ha delle parti, insomma, no, da solista, però ecco. Emozionante e formativo. Senti, con Le Mani Avanti ti sei esibito, vi siete esibiti anche su Rai 1, se non sbaglio. Sì. Esatto, durante appunto il primo periodo di lockdown, insomma, dell'anno scorso, abbiamo registrato ognuno da casa sua una parte di un brano, una cover di You Gotta Be di Desiree. E abbiamo creato questo video che poi abbiamo pubblicato, insomma, ed è stato una vera bomba, insomma, perché poi è stato ricondiviso, è stato molto apprezzato, e tant'è che poi è andato in onda nella trasmissione su Rai 1 in prima serata Musica che unisce, quella che ha raccolto poi durante appunto il lockdown tutte le esibizioni degli artisti, ognuno a casa. E quindi è stato sì, molto, cioè, super emozionante vedersi poi, no, su Rai 1 in prima serata. Senti, e poi come viene fuori questo fatto dell'essere solista? Beh, questo è ovviamente c'è sempre stato, nel senso che io comunque sin dall'adolescenza ho iniziato un po' a suonare la chitarra, le percussioni, fare cose e poi a scrivere.
Quindi inizialmente poi nell'adolescenza non le chiamavo canzoni magari, però poi comunque ho iniziato a capire anche che avevo delle idee in cui credevo, anche a livello di linee melodiche, e così avevo iniziato a registrarle sulla metropolitana, mentre camminavo in strada. Quindi da lì, insomma, è nata questa voglia di fare cose mie, cioè di fare canzoni. Quindi, insomma, sono un bel po' di anni, insomma, che ci lavoro su, ecco. Senti, prima stavi parlando un po' della pandemia, di quello che è il contesto pandemico, il lockdown che stiamo attraversando e che abbiamo attraversato l'anno scorso. Che significato ha la musica in questo contesto che stiamo vivendo? Beh, la musica ha un significato importantissimo, ovviamente, nel senso che, almeno per quanto mi riguarda, diciamo, spesso mi ha proprio salvato, no, da alcuni momenti, ovviamente, di stanchezza che abbiamo tutti, la pazienza a volte, diciamo, viene un po' meno, no? E quindi uno deve trovare anche dei sistemi per potersi sfogare, per poter stare bene. E non so, a me basta veramente ascoltare una canzone, cantarla, insomma, anche in camera con la chitarra, insomma. Quindi per me è stata veramente una forza. Poi, come tutti magari i periodi un po' più difficili, a volte a livello artistico sono i più produttivi, sembra un po' strano, no? Però nel senso, quindi stare comunque soli con se stessi nella stessa realtà ti porta un po' a voler comunicare, insomma, quello che è. Quindi io l'ho fatto, insomma, un po' con la musica, insomma, con modi che avevo, con, insomma, i metodi che conoscevo, ecco. Quindi, ma penso per tutti, insomma, è stato così, cioè. Senti, quali sono gli autori ai quali ti ispiri, che sono un po' il tuo punto di riferimento? Italiani e stranieri, Sì, sì, diciamo, allora, in generale, quando cerco un po' di creare qualcosa, cerco sempre ispirazione dalle novità, cerco novità continuamente, ascolto molta musica ultimamente, ad esempio pop elettronica nord europea, gruppi come, non sono ovviamente nuovi quelli che cito, però ecco, Sigur Rós, James Blake, Bon Iver, ma anche la musica più elettronica, appunto, dei Rock Sop, insomma, mi ispirano un po' delle sonorità, ecco, sulle quali poi, come diceva Giorgio prima, no? Cioè, spesso anche quando ci troviamo lì a fare canzoni lo bombardo di video, di musica che ascolto e che magari sono anche artisti emergenti, quindi i riferimenti sono ampissimi, insomma. Quindi non ho degli artisti, sono cresciuto, ho iniziato ad amare la musica grazie ai grandi gruppi degli anni 90, quando era, insomma, la mia adolescenza, quindi con i REM, i Nirvana, i Cranberries, i Placebo, insomma, quella è la musica che mi ha fatto amare e mi ha fatto venire voglia di farlo. Quando scrivo invece mi riferisco più, ecco, a questi, alle novità, alle cose, insomma, più fresche che cerco in rete. Senti, diciamo, una domanda alla quale bene o male hai risposto un pochettino prima, ecco, magari se ti va di ampliare il discorso, quindi a che cosa stai lavorando, che cosa dobbiamo aspettarci dal futuro di Iaboni? Allora, sto lavorando appunto a questo progetto, che comprende ovviamente Love Comes Back to Me e che, diciamo, comprende più brani in lingua inglese con le sonorità un po', come dicevo, elettronico, pop. Quindi non solo magari, ecco, ballad come quella che è appena uscita, chiamiamola un po' così, come Love Comes Back to Me, ma anche qualcosa che magari fa venire voglia anche un po' di ballare, di muoversi, insomma. Quindi è un po', cioè, il mio mondo si divide, no? tra questi due aspetti proprio. Quindi, diciamo, è quello che stiamo completando come progetto con Giorgio,
e che spero, insomma, di riuscire a farvi ascoltare, insomma, a pubblicare entro la fine dell'anno, magari con qualche anticipo. Ma cosa sarà? Perdonami se mi interrompo. Sarà un EP, un LP? Sarà un EP. Sarà un EP, sì, quindi, insomma, sì. Beh, quindi diciamo... Standing play. Sì. Diciamo, dai, sì, non mi sbilancio sul numero di brani perché voglio appunto finire, cioè, insomma, capire, insomma, fino a che punto, però ecco, sarà... L'EP sono 4-5 brani. Sì, stiamo lì o qualcosina in più, insomma, quindi siamo al limite, dai. Ok, senti, se ti dovessimo cercare su internet, dove riusciamo a trovarti? Allora, ovviamente, non appena esploso un petardo, fuori la mia finestra, sì, vero gioia, esatto. Sui canali, ovviamente potete ascoltare il brano su tutte le piattaforme digitali, quindi ovviamente Spotify, vedere il video su YouTube, sul canale Iaboni, appunto. E su Instagram alla pagina Iaboni, su Facebook alla pagina Iaboni Music, altrimenti sul mio sito web www.iaboni.it, scritto con la J, ovviamente. Potete trovare, insomma, tutte le informazioni raccolte. Comunque, anche se si cercasse con la I, compariresti tu, perché non ci sono omonimi, sì. Diciamo. Senti, sì, ti voglio fare solo l'ultima domanda. Allora, guarda, se hai già risposto, devi perdonare la senilità che avanza qua, però era proprio sull'uso dell'inglese, no? Quindi nel brano. Diciamo, la vedi come una tua zona di comfort, diciamo, scrivere in inglese e cantare in inglese? Da dove viene questa necessità di esprimerti non in italiano? Allora, viene viene innanzitutto dalle influenze che, diciamo, che condizionano un po' la mia scrittura, perché nel senso, come dicevo, io ascolto quasi esclusivamente la musica che dicevo prima, anche se sono attratto anche dalle novità italiane, cioè, prendo esempio Sanremo, cioè, sono... l'ultimo Sanremo mi sono piaciuti tantissimo, i nuovi artisti, le nuove proposte, Coma Cose, rappresentanti di lista, quindi ascolto anche. Però ecco, le sonorità, i suoni proprio, che magari che cerco, si legano molto più alla lingua inglese, proprio come ispirazione. Però, cioè, comunque ho scritto e ogni tanto scrivo anche in italiano, quindi nel senso non voglio che sia, insomma, una... Cioè, se a seconda un po' dell'idea, dell'intuizione, no? Poi cerco di capire qual è la lingua che più si può, diciamo, sposare quell'idea. Quindi, insomma, non precludo nulla, ecco. Questo progetto sarà in inglese, interamente in inglese. Ok, va bene. Senti, qui tra gli spettatori, diciamo, ci sono dei complimenti, bravo Iaboni, ce n'è uno, non so, adesso te lo faccio vedere, guarda, proprio sovrapposto, vediamo un attimino se conosci, non so, io non so chi sia, quindi ecco, sì. Qua, vediamo un pochino, ecco qua, vedi un po'. Ah, grande, ciao Alessandra. La conosci, questo? Sì. Almeno sì, va benissimo, dai. Quindi, quindi così ti... No, perché quei tre cuoricini erano sospetti, allora ho detto, ma... Non so se è un messaggio in codice oppure... No, non è in codice. Quindi un apprezzamento musicale. Di affetto. È di affetto, va bene. Va benissimo. Allora, Iaboni, noi ti ringraziamo veramente, diciamo, di questa tua presenza oggi. Siamo stati veramente contenti anche conoscere Giorgio, che sicuramente rincontreremo. Sì, sì. Le strade si ricroceranno di nuovo. Bellissimo anche io, sì, della sorpresa. E allora, Iaboni, noi ti aspettiamo qui, diciamo, perché ci hai promesso un EP, quindi mo lo devi far uscire questo EP, e quindi ti aspetteremo qui tra qualche mese o quando sarà per presentarcelo, va bene? Assolutamente, sì, con piacere. E certo. Alessandro ti dice che spera nel primo live, guarda, te lo sto dicendo in diretta, va bene? Lo spero anch'io, assolutamente. E lo speriamo tutti, va bene. Grazie, Iaboni, grazie mille. Grazie a voi, ciao. Ciao, grazie. Ciao. Ciao, ciao. Ciao a tutti.